Raga, posso dirvi una cosa? Ma poco prima che partisse la live, mentre mi sentivo le colonne sonore di Mushoku, stavo pensando tra me e me, cazzo, è tornato Mushoku. Però sì, sono proprio contento che è tornato Mushoku, cioè anche a risentire proprio le OST, questa parte di quando finisce l'episodio. Non so, poi è bello, una bella sensazione che è tornato. Comunque, questo primo episodio è stato come ce lo aspettavamo, come anche si capiva dai trailer, ovvero un episodio molto tranquillo, molto carino, che fa presagire che, insomma, questa prima parte sarà incentrata sulla vita di Rudeus con Sylphie. Hanno preso mo adesso una casa. Non so nei prossimi episodi se passeranno proprio pure alla parte del matrimonio, perché da quanto ho capito lo vogliono fare a breve. E quindi sì, insomma, credo che la previsione di almeno 3-4 episodi su improntati in questo modo sia abbastanza palese. Intanto vorrei chiedervi una roba, però questa domanda ve la faccio dopo. La parte in cui ci sta il mostro mi ha inquietato parecchio. Mi ha veramente inquietato molto, perché più che altro non sapevo cosa cazzo era sto mostro. Cioè, non lo sapevamo che era una bambola. Quindi mi ha veramente fatto. Porca puttana. Ma è veramente inquietante. Porca puttana troia, me lo sogno la notte. È proprio inquietante sta cosa qua. Anche questa scena si vedeva nel trailer, questa scena di Rudeus che fa questa faccia. E io dicevo, ah, magari quindi dopo un po' succederà qualcosa. E invece no, era una cazzatina. Cioè, questa scena in cui si vedeva lui terrorizzato era una cazzatina, vabbè, di questa bambola. Fatta bene comunque questa parte, eh. Così come, cioè, così come diceva oggi qualcuno nel gruppo Telegram, purtroppo Mushoku dalla prima stagione, la qualità di Mushoku è andata un po' a calare. Questa cosa, insomma, ce ne siamo resi conto, nella seconda stagione, nel primo episodio, penso vi ricorderete, veramente un disastro totale. Ma in realtà anche in questo, alcune volte sì, alcune facce, alcune cose non sono perfette, cioè non sono proprio la stessa qualità alla quale siamo stati abituati nella prima stagione. Questo perché? Perché, come giustamente dicevano nel gruppo Telegram, la prima stagione per farla hanno avuto molto più tempo, mentre per questa seconda stagione non mi ricordo neanche se è passato un anno dalla seconda, quindi è normale che non riescono a mantenere la stessa qualità. Però c'è da dirlo che nelle scene meritevoli di essere adattate bene, tipo questa, Studio Bind cucina, cioè Studio Bind non la manda a raccontare, quindi alla fine, per quanto mi riguarda, Mushoku ha comunque una qualità più che accettabile, più che onestissima, quindi non mi lamenterei assolutamente di questa cosa, anche se ogni tanto si vedono delle facce un po' strane o dei disegni non proprio perfetti, però va bene, cioè, va benissimo così, se mantiene questa qualità va benissimo così. Grazie anche a Stecco per il quindicesimo. Non so voi che ne pensate, lato qualità. Ti maledico, Onimai! Eh sì, Onimai ha rubato tutto il budget. Purtroppo la maggior parte degli animatori chiave è andata a puttane, lo so. Tra l'altro la produzione di questa season è stata un macello, ma infatti in caso speriamo che l'eventuale terza stagione, che a questo punto penso ci sarà scontato che la faranno, spero che avranno un po' più tempo per realizzarla, o che magari tornino dei ruoli, cioè tornino delle persone skillate come lo sono state per la prima stagione. Sì, l'episodio 0 è l'eccezione, ok, però è veramente brutto quell'episodio, eh. Cioè, l'episodio 0, raga, vi ricordate la scena dell'acqua? Dai, ve la ricordate la scena di quello là che cammina, che galleggia? Era epico, veramente è bellissimo. Comunque, Rudeus è riuscito a comprare casa velocemente rispetto a qua in Italia. Ah sì, c'è da dire questo, Rudeus in 2 secondi l'ha comprata subito, ok, che era una casa infestata e costava un po' di meno, però comunque manco ha dovuto fare un mutuo, beato lui. Per quanto riguarda il discorso delle bambole, in realtà è una cosa molto interessante, perché se Rudeus riuscisse a trovare un modo per creare delle bambole o dei pupazzi, quello come volete chiamarli, che si muovono da soli grazie alla magia, porca puttana, ti puoi fare un esercito. Cioè, è una roba sbroccatissima se ci pensate, cioè non so perché. Rudeus non ho capito, cioè non mi sembra che gli ha dato la giusta importanza, perché lì per lì ha pensato a potrei fare una maid in silicone. Va bene, Rudeus, però forse cerchiamo di ampliare un po' i nostri orizzonti, cerchiamo di pensare un po' più in grande a quanto una scoperta del genere potrebbe veramente cambiare il mondo, probabilmente. Ma non so se in questo mondo già esistono persone in grado di creare, probabilmente sì, però in grado di creare automi o bambole, comunque soldati che si muovono
in autonomia grazie alla magia. È una cosa veramente sbroccata, quindi io fossi lui darei un po' più peso a questa scoperta qua, anche se giustamente mo lui ha gli ormoni a mille, quindi pensa alla sua vita con Silphy e alla casetta e tutto quanto. Comunque le scene con Silphy molto molto belle, cioè io se mi faranno due o tre episodi su loro due insieme che vivono proprio da sposini o fidanzatini e tutto quanto va benissimo, cioè se lo merita anche Rudeus dopo tutto il bordello che gli è successo nella scorsa stagione, dopo che quella zoccola l'ha abbandonato, come dire, lo stress che il proprio disturbo che ha avuto, la malattia e tutto quanto, sì, è stato un pochino così. Quindi sì, insomma, ci sta che voglia ripagare Silphy dopo che lei ha usato il suo corpo per guarirlo. Lo so, mi fa ridere quando dice sta cosa, devo ringraziarla perché ha usato il suo corpo. E vabbè, ok. E per quanto riguarda questa cosa della macchia, io ne parlerei. Perché a inizio episodio si vede chiaramente che sul letto, lo inquadro proprio, che sul letto la parte della macchia è stata asportata, non è stata pulita, è stata proprio asportata, cioè proprio tagliuzzata e presa. Ma a questo punto mi verrebbe, dato che Rudeus ha questa sua mania di tenere dei cimeli, tipo le mutandine, ecco, sì. L'ho visto adesso. Quindi sì, sì, l'ha messo nella scatolina, l'ha messo nella scatolina. Allora, come la percepite voi questa cosa? La percepite come una cosa carina? Perché ora, nel senso, è ovvio che lui dia molta importanza a questa cosa e ci può stare, perché effettivamente Silphy è stata quella che l'ha sbloccato, che gli ha proprio l'ha fatto rinascere per certi versi, però non riesco a non trovarla un po' creepy. Non lo so, cioè, non riesco a non provare un po' non di schifo, però, cioè, è un po' inquietante tenere la stoffa macchiata di sangue del letto. Non lo so, è inquietante, è un po' inquietante. Sì, è un po' da malati, un pochino. Specifiche tecniche. Io vi ricordo, abbiamo avuto questo tipo di chiarimenti in formato presentazione PowerPoint, anche per la prima parte della seconda stagione. Tutti questi chiarimenti in futuro finiranno sul sito web di Reanime, così che tutte le persone possano andarli a rivedere e spulciarsi tutte le differenze. Poi sì, quelli in giallo sono i chiarimenti, mentre quelli in rosso sono le curiosità. Iniziamo. Minuto 09.022. Rudeus, dopo la notte passata con Silphy, decise di conservare la macchia di sangue come nuova reliquia insieme alle mutandine di Roxy. Infatti, dopo averla messa dentro l'altare, decise di pregare. Eh sì, è proprio quello che ha fatto. Infatti, lo vediamo da questa scena qua, che insomma, sì, prende le mutandine e le mette nel. Cioè, prende la stoffa e la mette nell'altare insieme alle mutandine. Minuto 024. Ricordiamo che Rudeus doveva partecipare mensilmente alla lezione con gli altri studenti speciali. Ah, è vero. Sì, insomma, doveva partecipare con tutti gli altri studenti. 035. Nella novel ci dicono che Julie si spaventò per la carezza alla testa di Rudeus, poiché era ancora un po' diffidente di lui. Inoltre ci spiegano che Rinia e Pursena si tapparono il naso per il forte odore della sua eccitazione e dopo aver deciso che loro due... E dopo... Decisero che Pursena doveva diventare la sua donna. Ui? Quest'ultima si avvicinò a Rudeus per sedurlo. Lui declinò l'offerta dandogli un colpo in testa. Praticamente quindi mi state dicendo che... mo, riprendiamo un attimo questa scena. Quindi, in primis, lei c'è rimasta male dal pat-pat di Rudeus, perché vabbè, ancora è diffidente. E poi loro due, vabbè, la cosa dell'eccitazione, ok. Ma Pursena chi sarebbe? Il cane? Cioè, hanno deciso tra loro due chi delle due avrebbe dovuto scoparsi Rudeus e alla fine ha vinto il cane. Ah, niente di serio. Ah, vabbè, niente di serio. Comunque, insomma, carina come... Pursena la cagna, esatto, proprio lei. Nel manga possiamo trovare una reference ad Evangelion. Minuto 1.20, 1.45, che quindi è una cosa che non abbiamo avuto nel... Ricordiamo che il servizio postale di questo mondo era molto tardivo e insicuro, dato che era molto frequente che le carte si perdessero e che arrivassero con mesi di ritardo. Per questo Rudeus decise di scrivere costantemente a Paul così che almeno una lettera arrivasse. Ok. Minuto 3.54, nella novel ci spiegano le tradizioni matrimoniali di Chiron, terra natia di Zanobba, e di Millis, terra natia di Cliff. Vabbè, Cliff è quello che stava che sta con Elina Lise. Nel primo l'usanza era che l'uomo doveva inviare doni alla famiglia della futura sposa, che nel caso di Silphy
C'ha una famiglia, Silfi. O sono mor- o son scomparsi, sono morti. Boh. Mentre il secondo regno era il contrario. Ah, era la moglie che doveva inviare i doni alla famiglia del marito. Con la differenza che dopo il matrimonio lo sposo doveva prestare aiuto alla famiglia della sposa qualora questa lo necessitasse. Ok, i genitori sono morti di Silfi. Ok. Minuto 5:36, nel 9 ci dicono che Rudeus trovò questa casa, che soddisfava le sue richieste, sia per numero di stanze che per prezzo. Il prezzo richiamò la sua attenzione. Lui si chiese il perché di tale sconto, scoprendo infine che la casa era maledetta, vabbè. Ah, riuscendo ad avere un ulteriore ribasso qualora fosse riuscito a esorcizzarla, dando come garanti Badigali e Ariel. Allora, Badigali chi cazzo era? Era il re demone? Sì, ok, ok, dando come garante il re demone. Punto 5:49. Il bastone di Zanobba fu costruito da Rudeus con la magia di terra, così da renderlo abbastanza resistente vista la super forza. Ah, infatti mi chiedevo come mai girava con quella mazza Zanobba. Minuto 6:32. Lo scontro contro la bambola è stato molto fedele alla novel. Posso aggiungere solo che la bambola non era stata scoperta prima, perché era bloccata all'interno per via del cattivo stato della casa, e che la base che si vede nella stanza segreta serve a ricaricare la bambola. Ah, interessante, interessante, quindi... Appunto questa base che abbiamo visto in questa parte qua era per ricaricarla di magia, la bambola, questa cosa qui. Minuto 16:52. Ah, lo scontro con la bambola è stato molto, molto fedele, sì. Minuto 16:52, quel simbolo è molto particolare. 16:52. Ah, sì, l'avevo visto. Effettivamente il simbolo di un drago, ma... Chissà in effetti chi potrebbe rappresentare un drago all'interno di Mushoku Tensei. Da tenere in considerazione. Minuto 18:57, Silfi si comportò così poiché aveva scoperto la sorpresa di Rudeus. Si capiva infatti che l'aveva scoperto, dato che, dando come garante Ariel, la principessa gliel'ha detto. E vabbè, quindi ci sta. Minuto 20, nella novel, quindi minuto 20 sarebbe verso la fine, arriviamo qua proprio. Quando stanno con Silfi, vanno a vedere la casa e stanno insieme. Nella novel ci spiegano che Rudeus per la ristrutturazione si affidò a Balda, un nano artigiano esperto, amico di Taland, che non so chi sia. Balda cominciò cambiando la vecchia porta per una più robusta con una maniglia a forma di leone, con un piccolo cerchio magico che emetteva un rumore fortissimo in caso di forzatura. Ah, quindi c'hanno pure l'allarme! Poi ristrutturò i soggiorni, rendendoli accoglienti, con i camini. Acquistò nuove poltrone e un tavolo molto largo. Dopo passò alla cucina, rendendola funzionale. Infine ristrutturò il primo piano, abilitando molte stanze. E anche il seminterrato è stato ristrutturato. Minchia, ma quanto cazzo ha pagato? Oh, au. E quanto cazzo ha pagato Rudeus? Dove l'ha tirati fuori i soldi? Alla fine ho aggiunto una planimetria che si avvicina a quella dell'anime. Ah, ci sta una planimetria? Vabbè. Minuto 20 e 18. Nella nuova casa di Rudeus erano presenti due cucine. Una venne rinnovata, mentre l'altra venne trasformata in un bagno tipico giapponese. Rudeus spiegò che avrebbe insegnato a Silfi l'uso corretto, dato che questi erano molto rari. Anche se il vero motivo era il poter fare il bagno con la sua nuova moglie. Motivo del sorrisetto. Hai capito. Pensa in grande, pensa. Bravo. Minuto 23:10, Silfi gli chiese di non sparire per via del trauma dell'incidente del teletrasporto, immagino, dopo che gli sono morti i genitori e tutto quanto, immagino che sì, non sia stato molto bello. Eccola, pure la planimetria. Madonna. Cioè, ci hai messo pure la planimetria della casa di Rudeus. Cortile, uscita, entrata. Vabbè, non ci capisco, cioè, nel senso, in realtà un po' ci capisco. Secondo soggiorno, camino... Ok, scale, seminterrato, le scale portano al secondo piano, che è questo. Stanza delle coccole? In che senso? È la stanza delle scopate questa? Che cazzo vuol dire? Cioè, e perché stanza di Silfi? Non dormono insieme? Un po' sus. Sala studio... Camerino, bagno giapponese. Il bagno è enorme. Porca puttana, raga, il bagno è grande quanto la stanza di Silfi. È tipo quello. Non come quello di Monogatari, però. E poi ci stanno delle stanze vuote che non sappiamo cosa siano. Ah, aveva una stanza solo per lei. Ci sta. Come primo episodio è stato molto tranquillo. 8 non glielo darei. 8 meno. Allora, voi gli date 7,97? Io no, 8 non glielo do. E. Sì, vi direi 8 meno. Se non pure 7,5. Forse 7,5 ci potrebbe stare, dai. No, meno di 7,5 no, dai. Mi sembra un po' troppo cattivo 7+. Cioè, che cazzo è? 7+ è veramente basso. 7,5 va bene.